Ne approfitto per dire che il pugile con cui Giacomo Ferrara combatte nel combattimento finale del film, si chiama Mirko Valentino, è stato un olimpionico, ha vinto 2 volte, mi sembra, le Olimpiadi, e da più Una di 10. qualificazione Sì. Ed è stato campione del mondo dei dilettanti, che sembra una parola che diceva, sei dilettante, no, è una cosa straordinaria. 300 incontri sul proprio cartellino, di Marcianise, e il film, Fabrizio Moro, l'idea del film l'ha avuta vedendo un combattimento di Mirko Valentino. Ed ecco perché ha chiamato lui per fare quel combattimento lì, anziché uno stunt, come di solito si fa Ci su un fa. set. Cosa che ha messo nei guai il povero Giacomo Ferrara, perché ritrovarsi davanti un pugile che ha 300 incontri vuol dire che c'è davanti una macchina da guerra. Uno che come mette su piede sul ring è di parto automaticamente, e ha voglia di dire stiamo girando un film. C'è un piano sequenza di lungo 2 secondi, anche su un aspetto tecnico del film. I primi 2 round del combattimento, la macchina da presa non si ferma mai, cioè sono 2 round, quindi 6 minuti. Più 2 minuti dei 2 angoli, quindi sono 8 minuti di piano sequenza in cui ogni cosa doveva funzionare alla perfezione, quindi i colpi dovevano essere pieni, si dice nel gergo Accennate, cinematografico, non cioè voi dovete avere l'impressione che quelli si ridessero veramente. Sul fondo le comparse dovevano funzionare tutto, i dialoghi negli angoli dovevano funzionare. 8 minuti al cinema erano tantissimi. Vi dico solo che Creed, film uno degli ultimi della saga di Rocky, il piano sequenza hanno fatto un round soltanto. E probabilmente ci hanno messo un mese con milioni di. Lo dico soltanto questo perché ogni tanto dobbiamo dirci che siamo bravi. Non io, ma i tecnici, i macchinisti, il programmatore, il direttore della fotografia, la produzione, tutti, tutti, perché se no non lo fa. E questo con un aneddoto simpatico, con Giacomo Ferrara abbiamo girato anche la serie su Alf Righino. Ah sì, è E iniziavamo la preparazione mentre finivamo quel film, e io su Alf Righino mi è uscita poi. Arriva la notizia contro chi avrebbe combattuto nel film. E mentre stavamo sul set alle 4 di mattina, in mezzo al fango, devastati, Alessio De Leonardis, che è il più infame dei due registi, ovviamente lo dico simpaticamente, gli manda la fotografia, dice: combatterai contro questo. E gli arriva la foto di Mirko Valentino, che sembra Mike Tyson bianco. Cioè, fa paura come se lo vedi. Io ho visto Giacomo Ferrara sbiancare completamente e ha detto: ma come cazzo lo faccio? E poi invece l'ha fatto in un modo incredibile.